nel girone C di prima categoria, quello che riguarda le squadre catanzaresi e vibonesi per lo più, vincono le prime della classe, mentre perde solo il Borgia nello scontro diretto in casa casalingo contro il San Calogero Calimera, un 2-0 maturato con un gol all'inizio del primo tempo, al quarto e poi al 91esimo, ha consentito proprio alla squadra vibonese di espugnare il Santa Lucia di Borgia e quindi rimettersi in condizione di poter giocare i playoff finale, ma spostando il Borgia adesso dalla seconda alla terza posizione, perché l'ha visto Rosarno che ha vinto la propria partita nell'anticipo di sabato contro il Real Pizzo, quello che è successo in pratica, si è presa la rivincita per quello che era successo nel girone di andata quando la partita fu data persa per entrambe per gli incidenti, e continua invece la marcia del San Nicola da Crissa che mantiene i 4 punti di vantaggio sulla seconda e quindi a 6 giornate dalla fine vede avvicinarsi in questo caso anche il traguardo. Ricordiamo che nei campionati di prima categoria ancora sono 6 le partite che si devono giocare. Bella la vittoria anche del Chiaravalle che va a vincere 1-0 in trasferta a Badolato con l'opportunità quindi di rimanere il gol di Scarnato verso la fine della seconda parte del secondo tempo e fa inserire la squadra chiaravallese al quarto posto a 3 punti dal terzo del Borgia e tenendo a 4 punti il San Calogero, quindi un Chiaravalle che in queste condizioni può tranquillamente ambire a fare la disputa dei play-off finali. In coda è successo un po' un 48 perché l'Academy Girifalco, che vince nell'anticipo di sabato sul Real Montepaone, scavalca la Nuova Valle che è stata sconfitta in trasferte dal punto capolista San Nicola da Crissa per 5-0 e quindi questo Academy Girifalco vince per 2-1 e si riporta diciamo in penultima posizione. Penultima posizione e si garantisce con le sconfitte appunto di Martelletto, Settigiano e Real Montepaone la possibilità di disputare anche il primo play-out perché non ci sarebbero i 10 punti di distacco appunto dalla quintultima. Vince anche il Real Mileto, si porta a 16 punti, anche in questo caso si fa concreta l'opportunità in questo momento di vedere il Real Mileto che anche se in trasferta farà il primo play out. Da segnalare la sconfitta del Gasperina contro il Città di Guardavalle, Città di Guardavalle che ha 47 punti insieme con il San Calogero, a 4 punti di distacco dalla quarta posizione, può sperare appunto di giocarsi i play-off perché sarebbero attualmente 9 punti di distacco dalla seconda. E credo che questo è tutto da segnalare anche soltanto la vittoria del Real Mileto, come dicevamo, una squadra di coda contro il Martelletto Settigiano, quindi si trattava anche in questo caso di uno scontro diretto per la zona bassa della classifica.